Grazie Paola, mi alzo su così vedo in faccia meglio le persone, perché mi piace vedere un po' com'è la reazione. Qui siamo tutti vegetariani, vegani, o c'è qualche intruso, come stamattina che c'era un'interessante intrusa, ecco. Perché vorrei mettere in evidenza i problemi che questa alimentazione può dare. Perché ogni tanto succede ancora che si vada in tribunale, che si vada sui giornali, bambino vegano, denutrito e così via. E succede ancora che in realtà qualcuno è falso, ma qualcuno vero succede, bambini che possano avere dei problemi con un'alimentazione non equilibrata. In questo ambito vorrei dire che l'alimentazione vegana in un bambino non necessariamente è un'alimentazione sana e fisiologica. Come ho accennato stamattina, la Coca-Cola è vegana, le patate fritte sono vegane, i broccoli sono vegani, però non sono adatti a un bambino nel primo anno di vita. Siamo tutti d'accordo sulla Coca-Cola e sulle patate fritte, ma non sui broccoli. Eppure è così. È da anni che vado avanti a dire questa cosa e ce li ho un po' tutti contro. Se andate a vedere i vari libri che ci sono in vendita su dieta vegana nei bambini, Bimbi Vegan, Bimbo Sano, Bimbo Vegano, che sono comparsi in questi ultimi anni, purtroppo poi ci sono dei problemi. Il problema è la fibra. Quando è che riusciremo a capire che la fibra non è adatta al bambino nel primo anno di vita almeno? E allora io vi propongo, ci sono due motivi, due o tre, per cui noi facciamo una scelta, si fa una scelta vegana. Uno è un motivo etico, il rispetto degli animali, e questo siamo tutti d'accordo e non ci sono problemi. L'altro è ecologico, l'altro è salutista. Come diceva Leonardo prima, sempre più genitori onnivori vogliono una scelta vegana per i propri figli solo per motivi di salute o essenzialmente per motivi di salute. Allora, di fronte al pubblico, ai giornali, alle televisioni, noi dobbiamo non sbagliare. Dobbiamo portare come elemento principale che una dieta a base vegetale, preferisco questa definizione, o meglio ancora una dieta fisiologica, uno svezzamento fisiologico, è salutare per il bambino, che poi in pratica è una dieta a base vegetale, quindi una dieta vegana. Sono dei rumori un po' fastidiosi. Quindi dobbiamo sapere quali sono le regole del gioco per mantenere un bambino sano. Pronto, pronto? Sì, sì. Per sapere con un bambino, come fare capire se un bambino è in salute o meno. Per cui un bambino è in salute se cresce bene, bene vuol dire in modo fisiologico, quindi né troppo né poco, e qui ci sono le carte di crescita, le tabelle di crescita che sono state modificate, quelle dell'OMS sono quelle da rispettare, che sono basate su un'alimentazione a base di latte materno, e che il bambino non si ammali. Un bambino che vive in modo fisiologico, si alimenta, è ben coccolato, non va al nido, sta all'aria aperta, gioca, è contento, non guarda la televisione, eccetera, è un bambino che è sano, è difficile al giorno d'oggi. Noi possiamo dare a un bambino da mangiare qualsiasi cosa, a condizione, per me va bene tutto, però io come medico propongo che il bambino non si ammali, non deve ammalarsi. Per sapere se l'organismo del bambino funziona bene, dobbiamo valutare la crescita, quello potete farlo voi, non c'è bisogno di andare dal medico, anche se si fanno i bilanci di salute,
E un altro elemento molto semplice da capire, che potete vederlo voi, è come fa la cacca. È una cosa banale, ma importantissima, è lì che casca l'asino, che è per lo più il pediatra, con tutto rispetto per gli asini. Il bambino inizia lo svezzamento e non fa più la cacca gialla e liquida, ma diventa scura e compatta. È normale? No, normale cosa vuol dire? Sì, perché tutti hanno la cacca compatta e scura, ma non vuol dire che tutti sono in salute. La normalità non necessariamente è fisiologia, non è salute. Se tutti abbiamo un comportamento non fisiologico, ci ammaliamo. Infatti nella realtà attuale la maggior parte della popolazione, diciamo una volta i 60 anni, adesso i 50, sempre di più, comincia ad ammalarsi. È normale che ci ammaliamo, è normale che usiamo medicine, ma questo non è salute. Quindi un bambino che a 6 mesi inizia a fare la cacca dura e scura, vuol dire che non è in salute. Cosa succede? Cambia l'alimentazione. E cosa si propone? Anche, parliamo tra di noi, anche nell'ambito vegano, di iniziare con la verdura, con la frutta. Io non ho niente, anzi, per me la verdura e la frutta è straordinaria, ma non è adatta al bambino. Se a un bambino date frutta e verdura e continua a fare la cacca morbida e gialla, per me va benissimo, o il cereale integrale, va benissimo. Il fatto è che non può succedere, perché l'intestino del bambino non è adatto ad assumere fibra, a ricevere fibra, perché la fibra fa volume fecale, quindi il bambino non riesce più a fare la cacca e soprattutto riduce l'assorbimento, quindi va in carenza di ferro, di calcio, di zinco. E poi vai a finire in tribunale o nei giornali dicendo non gli hai dato la carne. Non è la carne di cui ha bisogno un bambino. È la fibra che non deve entrare nell'alimentazione del bambino. Insisto su questo perché ancora oggi ho visto nell'ultimo libro che è uscito di colleghi che conosciamo, che ci conosciamo, ci diciamo queste cose da anni, scusate se insisto su questo, continuano a proporre la verdura passata, non così, o la frutta. Se volete fare questa scelta, fatela, però il bambino deve continuare a fare la cacca morbida e chiara, gialla, e deve crescere bene, se no vuol dire che ha dei problemi. Carenza di ferro, di calcio, di vitamina B12 e così via. A questo punto non bisogna aspettare 3-4 mesi che poi il bambino si ammala o ha dei grossi problemi di crescita, ma bisogna intervenire subito. Quindi è importante, sono dei flash che poi magari parliamo in discussione, però è importante conoscere la fisiologia, come è fatto l'organismo del bambino, del lattante, e di che cosa ha bisogno, di che benzina ha bisogno il lattante. Nel primo anno di vita ha bisogno essenzialmente di latte, anche solo latte, non è obbligatorio lo svezzamento a 5 mesi, a 6 mesi, a 7 mesi, a 8 mesi. Ovviamente deve essercene in modo sufficiente che il bambino possa crescere. Latte, latte, latte. Se diamo qualcos'altro, non deve essere proteine, perché se sono proteine si eccede, perché quelle del latte sono più che sufficienti, quindi nessun tipo di proteina animale, un po' di proteine vegetali, ma quindi non formaggio, non carne, nulla, e non fibra. Sono queste le due cose da ricordare, non proteine, non fibra, almeno nel primo anno di vita. Il bambino deve crescere bene senza ammalarsi.